Beh, vediamo. Il submission wrestling, più conosciuto come grappling, è uno sport da combattimento che ha come scopo quello di portare a terra l'avversario e costringerlo alla resa tramite leve articolari, prese o strangolamenti. Si può vincere anche i punti, che sono dati in base alla lotta in piedi, la lotta a terra, proiezioni, immobilizzazione e ribaltamento dell'avversario. Sì, non ho voglia di cambiare la maglietta, quindi mi cambio il cappello. La parola grappling significa lottare corpo a corpo. I praticanti sono detti grapplers e indossano dei pantaloncini corti, una maglietta aderente chiamata rash guard e generalmente sono a piedi nudi. L'arte della lotta ha una storia millenaria. Reperti archeologici, infatti, mostrano scene di lotta con sottomissione già a partire dall'antico Egitto. Quindi, ha voglia. E nel corso dei secoli si sono sviluppati parecchi stili. I genitori del grappling possono essere considerati il Brazilian Jiu-Jitsu e il Catch Wrestling, ma non solo. Infatti ci sono anche tecniche di Judo e lutta libre. Nel 2003 è nata l'Associazione Internazionale di Submission Wrestling, che serve a gestire e sviluppare il grappling a livello internazionale, appunto. Le tecniche di grappling non solo vengono utilizzate nell'MMA, ma sono anche insegnate nei metodi di difesa personale e vengono chiamate come combattimento a terra. A sto giro sono stato velocissimo e anche un po' serio, lo ammetto. Mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate. Intanto ci vediamo alla prossima. Ciao!